Possiamo iniziare. Buonasera, bentrovati. Sono Fabio Pozzo, è il secondo incontro in blu. È un incontro particolare perché abbiamo... intanto per ricordare come è stato titolato stamattina dal secolo XIX un uomo normale che ha fatto cose straordinarie, imprese straordinarie. Lo facciamo ricordandolo, ma anche parlando di lui e cercando di conoscerlo un po' di più, con le figlie Rachele e Francesca Fogar. Le chiamo. Eccoci. Prego. Benvenute, grazie di essere venute con noi. Allora, no, tu mettiti come volete, io mi metto qui. Vabbè. Bene, però io devo stare in piedi, quindi abbiamo fatto. Allora, iniziamo. Intanto grazie, benvenute, grazie, ci fa molto piacere. Grazie. Chiamo subito Nicoletta Viziano, che è il presidente del MUMA, Musei del Mare e delle Migrazioni, ma anche la padrona di casa. Nicoletta. Buonasera a tutti, grazie di essere tornati agli incontri in blu, oggi è il secondo appuntamento, grazie alle sorelle Fogar che ci hanno dato la disponibilità, anche se qualcuno è in dolce attesa, quindi potremmo anche avere un colpo di scena, potrebbe anche partorire al Museo del Mare, immaginate. Sarebbe domani. Domani mattina. Domani mattina, esatto, il titolo sul secolo dopo quello di oggi. No, scusate, non voglio rubarvi molto tempo, per me è veramente un piacere essere qua e continuare questa rassegna degli incontri in blu che, lo ricordavamo quando abbiamo iniziato, dal 2018, grazie a un'idea di Fabio Pozzo che poi ha portato avanti con il supporto di Eleonora Enrico, di tutto lo staff del MUMA, insomma siamo arrivati alla quarta edizione, c'è stato il Covid di mezzo, però abbiamo proseguito perché abbiamo capito che questi incontri di personaggi legati al mondo del mare servono per ravvivare il museo, per creare delle occasioni di venire al museo. Il museo, lo diciamo sempre con il direttore Campodonico, deve essere la casa dei cittadini, la casa dei genovesi, la casa degli italiani, la casa di chi ama il mare. E se siamo riusciti ad arrivare anche a questa quarta edizione, lo dobbiamo soprattutto a chi ha creduto fin dall'inizio e continua a sostenerci anche economicamente, perché è giusto ricordarlo, quindi... Scusate perché l'altra volta mi ero dimenticata gli sponsor, quindi questa volta ho detto me li scrivo perché la memoria mi è corta e soprattutto perché ormai sono tanti gli sponsor che hanno deciso di continuare a sostenere. In primis i due main sponsor, Fincantieri e Confindustria Nautica, che Confindustria Nautica dall'inizio è stata a bordo con noi, come lo diciamo noi, e quest'anno per la prima volta gli incontri in blu andranno anche al Salone Nautico, quindi a settembre avremo un appuntamento con Massimo Perotti al Salone Nautico. E poi Tarrus, Marmo Inox, che sono qui in sala e che li ringrazio, le Assicurazioni Generali, Agenzia di Genova, Piazza Dante, ci tengo a precisare Piazza Dante visto che tante sono le agenzie generali a Genova. E poi gli sponsor tecnici, l'Hotel Astoria che ospita i nostri ospiti e l'Associazione Sintesi che sono coloro che hanno deciso di supportarci nel fotografare, nel rendicontare, là vedo uno dell'associazione che ringrazio che tutte le volte è con noi proprio per raccontare anche attraverso le immagini questo incontro. E poi i promotori che sono l'associazione che sostiene ormai da oltre 20 anni che sostengono il Museo del Mare e questa associazione di aziende legate al mondo del mare che decidono e hanno deciso di continuare ad ampliare la collezione e a migliorare la fruizione del Museo del Mare. Io credo che se il Museo del Mare è cresciuto dal 2004 quando ha aperto, che aveva soltanto 6.000 metri quadri di spazio espositivo, e oggi a distanza ormai di 19 anni abbiamo più che raddoppiato e riempito tutto lo spazio espositivo, lo abbiamo fatto grazie anche a tutti questi sponsor che ci hanno supportato.
Io non anticipo, perché poi so che ne parlerà il direttore Campodonico, ma all'interno del museo abbiamo un ricordo di Ambrogio Fogar, quindi per me veramente è un grande ringraziamento a voi che avete accettato e a continuare a mantenere viva il ricordo di Ambrogio Fogar. Io negli anni 80 sono cresciuta con il libro La Zattera, quindi voglio dire, per me veramente me lo leggo e me lo rileggo ancora, ce l'ho ancora in libreria nonostante siano passati parecchi anni da quando è stato pubblicato, ma veramente credo che è stato veramente un grande personaggio che appassionati più o meno del mare hanno vissuto tutto quel viaggio, quell'attesa degli 80 giorni, veramente io ero molto piccola ma i miei genitori me lo hanno sempre ricordato quell'attesa del ritrovamento poi della Zattera. Bene, abbiamo qua con noi il consigliere comunale Pasi, che ringrazio, che ci porta il saluto del signor sindaco, se vuole venirci a fare un saluto, perché lo ricordiamo, questo è un museo del comune di Genova e quindi grazie al consigliere Pasi che è qua con noi oggi, grazie. Sì, grazie. Io ovviamente vi porto il saluto del sindaco, che tutti i cittadini genovesi credo sappiano quanto tiene al mare, quanto tiene a questo museo ovviamente, e naturalmente oggi non può essere qui per un altro impegno istituzionale, però ci teneva affinché il comune fosse rappresentato e quindi io non vi rubo tanto tempo, ringrazio ovviamente il Museo del Mare per ospitare questi cicli di eventi che sono ovviamente di estremo rilievo per la città, e ringrazio e do il benvenuto alle nostre ospiti a Genova. Grazie. E naturalmente vi lascio a questo evento dunque, grazie. Grazie. Allora, sei stato citato, quindi Piero Campodonico, direttore del Museo del Mare di Genova. Grazie, buonasera a tutti e benvenuti, bentornate. Ecco, come qualcuno diceva, come la mia presidente diceva prima, noi siamo molto felici perché abbiamo un oggetto fortemente evocativo della storia di Ambrogio Fogar, proprio la Zattera, che è una zattera di salvataggio, mi pare una tipo Avon, e ricorda una delle tante avventure di Ambrogio, ma forse quella più drammatica che l'ha legata al mare, anche perché poi fu l'occasione di una perdita molto dolorosa, quella di Mauro Mancini che lo accompagnava. Ricostruiamo brevemente questa vicenda. È il 1978, è l'estate australe, siamo nel mese di gennaio, sul Surprise partono appunto Mauro Mancini e Ambrogio Fogar. Ambrogio Fogar ha uno dei suoi obiettivi, che è quello di navigare fin verso a toccare l'Antartide con la sua barca, che era una 12 metri. In questo viaggio Mauro Mancini, che è giornalista, lo accompagna fino all'ultima tappa, all'estremo sud del mondo, alla cittadina portuale di Ushuaia. Ma il 19 gennaio, durante la notte, improvvisamente un urto, si è detto un'orca, si è detto forse un relitto, qualcosa. È un momento estremamente drammatico, perché praticamente lo scafo è fracassato e nel giro di 5 minuti il Surprise va a fondo. C'è appena il tempo per buttare dentro questa zattera, che è un'auto gonfiabile, una tanica d'acqua preziosissima e un chilo, mi pare, di prosciutto, di pancetta. Con questo praticamente Mauro Mancini e Ambrogio passeranno 74 giorni alla deriva in un mare, perché occorre anche contestualizzarlo, che anni erano gli anni che poi finiranno col conflitto delle Falkland, erano gli anni dei desaparecidos, erano gli anni in cui dalla scuola di marina di Buenos Aires partivano tutte le notti degli aerei carichi di, diciamo così, di oppositori, di persone che erano state precedentemente addormentati, e su questo mare poi a metà della notte si aprivano i portelloni e questi venivano scaraventati giù. Per cui gli argentini in quel momento sono sotto i colonnelli, non hanno molto piacere di ricerche, dicono che le fanno, ma in realtà
ci sono molti dubbi. Tra l'altro è un'area di mare vastissima. Ancora oggi chi ha la fortuna di passare per quelle parti del mondo, diretto magari a Ushuaia, in aereo può rendersi conto del mare sterminato. E loro andranno alla deriva per 74 giorni, uccideranno fortunosamente degli uccelli marini e se ne ciberanno, credo, persino fino alle zampe, eccetera, fino a quando verranno praticamente quasi all'altezza di Città del Capo, a poche centinaia di chilometri appunto dal Sudafrica, visti straordinariamente da una nave e verranno salvati. Purtroppo Mauro Mancini non ce la farà. Pensate che aveva perso 41 kg, mentre mi pare vostro papà ne aveva persi 25. Quindi, e in quel giorno anche la zattera viene tirata a bordo, rimarrà per molto tempo, mi pare, in un garage, e poi attorno, mi sembra, nel 2010, io avevo già la fortuna di essere qua a tentare di allestire il nostro museo e quindi a implementare le nostre collezioni, un comune amico, un altro giornalista che credo che ci abbia lasciato, Eolo Pratella, praticamente fa da mediatore e dice: ma accogliereste? Io, come me l'hanno detto, ma assolutamente sì, è il segno. Quando noi parliamo di mare, parliamo del mare, delle cose meravigliose, delle regate eccetera, ma anche nelle regate, anche nella parte diportistica c'è sempre un aspetto tragico, e allora ci aiuta molto ancora oggi appunto il ricordo di questa zattera, di questa impresa, e un piccolo video alla memoria di vostro papà e nello stesso tempo di questa straordinaria impresa. Per tutto questo noi vi siamo profondamente grati e quindi voi siete davvero al Galata Museo del Mare a casa vostra. Grazie. Grazie. Grazie Piero. Il direttore ha spoilerato un po' di storia. Però vabbè. Prima ancora di iniziare, siccome appunto dobbiamo rimediare a una dimenticanza, io voglio citare i promotori perché sono veramente tanti, perché appunto la prima volta ce lo siamo dimenticati, e quindi vado velocemente a ricordarli e poi iniziamo. Regione Liguria, Marina Militare, Guardia Costiera, The Ocean Race Genova Gran Finale, Confindustria Nautica, Lasso Armatori, Confitarm, One Ocean Foundation, Rai Liguria, Federazione Italiana Vela, Yacht Club Italiano, la Fondazione Tender to Nave Italia, il Centro Velico Caprera, il Collegio Nazionale Capitani, e poi abbiamo come media partner Radio Rai 1, Radio di Bordo, la trasmissione di Raffaele Rosselli, e abbiamo poi anche una partnership con l'Istituto Nautico San Giorgio, perché gli studenti che partecipassero mai agli incontri hanno dei crediti che possono registrarsi. Bene, adesso iniziamo. Iniziamo intanto conoscendo, perché lo facciamo con tutti gli ospiti, e sì che dobbiamo ricordare vostro papà, però insomma siete qui, quindi vediamo un breve video su di voi. Io non li ho ancora visti prima, ma li vediamo tutti e due insieme, tutti insieme. Surprise. Vediamo che sorpresa. Scatola chiusa. Prego, se poi vogliamo, se si può chiudere le luci, meglio, se no lo stesso. Prego Andrea, intanto grazie. Io pensavo di essere felice, ma con quello che abbiamo fatto oggi non bisogna mai porre limiti alla provvidenza, perché lo sono 100 volte di più. Come the rainbow, maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will blow, and when it's time you know, you just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night. Vi ricordate il volo di un gabbiano? No, non di un gabbiano qualsiasi, ma di questo gabbiano. Le sue ali ci portavano più in alto di tutti, o nel blu più profondo. A sfidare il vento più impetuoso, oppure nei ghiacci del profondo nord, nel deserto, nella giungla, per conoscere persone nuove, per compiere nuove imprese.
Quel gabbiano si chiama Jonathan e non ha mai smesso di volare. Perché un viaggiatore non smette mai di andare e perché il viaggio di un padre continua in quello di un figlio. Gisella nell'estasi mistica. Gisella che prega. E Gisella che predica non solo ai fedeli, ma anche in conferenza stampa. È indubitabile, ah, il cielo! Spingeva sui pedali Alice con l'energia dei suoi 32 anni, con la voglia di stupire, osare la bravata, scherzare. Il passo spedito, l'abbigliamento finto casual e ricercato, lo sguardo basso sotto una pioggia battente. Finisce così, mentre era in attesa di un tampone alla clinica... Calzedonia Ocean Girls, il primo adventure reality italiano sugli sport estremi. Un pochino di paura c'è, però la si affronta e... Che la sfida abbia inizio! Se fossi un emoji, sarei... quella con i dentoni, quella... quella che sorride così. O quella con gli occhi a cuore, perché sono sempre super entusiasta di qualsiasi cosa, quindi... pronta a buttarmi in qualsiasi esperienza. Devo scoprire quanto vale la genetica, nel senso che appunto io papà l'ho conosciuto solamente fermo in un letto, eppure la genetica l'ho presa tutta da lui, nel senso che mia mamma è una donna molto coraggiosa nella vita, ma non così spericolata, non così estrema, soprattutto nelle avventure e negli sport. Invece io sono in questo senso la fotocopia di papà, quindi ho sempre avuto una grande attrazione per l'avventura, per l'adrenalina, per tutte quelle esperienze che ti portano a superare i tuoi limiti e a metterti alla prova, a uscire insomma dalla tua zona di comfort. E quindi no, devo dire molto bella, tutto sommato molto bella, perché sei in continua evoluzione, continui a cambiare e a superarti. Grande emozione, il mare e la vela curano l'anima sempre. Un applauso e poi qua torniamo proprio indietro nel tempo. Grazie, grazie per il tuffo nel passato. Beh, per riconoscervi, perché Francesca è giornalista di Video News di Mediaset, però appunto è stato anche personaggio televisivo, perché era Le Iene, L'Isola dei Famosi, Rachele, modella, appunto il reality Calzedonia, Ocean Girl, Pechino Express, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi vi abbiamo conosciuto e adesso iniziamo a parlare anche di una parte della vostra vita e di Ambrogio. Queste sono, siete voi da piccoli, da piccole, scusate. In realtà sono sempre io. È sempre lei. Sempre te? In tutte e allora due sono ci sempre siamo, io. L'abbiamo... Vabbè, niente, non l'abbiamo... Va bene, comunque, diciamo che idealmente siete voi due da piccole con, con vostro papà. Ecco, che significa essere figli di Ambrogio Fogar? Francesca, Rachele. Da un lato è un facile, nel senso che, o almeno così, a me sembrava da bambina... per ogni bambino il proprio genitore, la propria mamma, il proprio papà rivestono a tratti nella crescita il ruolo di supereroi. Io ho sempre avuto la consapevolezza che avevo un padre che il supereroe lo faceva di mestiere, così almeno veniva letto dai miei compagni, nelle scuole, anche dai genitori, quindi era una situazione che mi faceva sentire privilegiata e fortunata, perché potevo condividere una parte che per gli altri era inaccessibile, che era quella che si può ricondurre a un mito, semplicemente perché quando la fama o comunque quando la stima è collettiva, una persona diventa un po' evanescente, no? Nei suoi tratti, ricalca solo quello che rappresenta per chi lo riceve. E io invece era mio papà, quindi avevo tutta la parte affettiva, tutta la parte privata di quello che... Poi ho capito che crescendo e diventando grande era una responsabilità, cioè la fortuna e il privilegio si sono tramutati in altre cose, anche negli accadimenti che sono successi poi e che hanno stravolto e ribaltato la vita di Ambrogio.
e soprattutto è una responsabilità che io sento morale nel ricordarlo qui oggi o nel ricordarlo altre volte quando insomma se ne ha l'occasione, e nel cercare di tramandare la parte migliore di lui, cercare di ricostruirla e riconsegnarla intatta a chi non l'ha conosciuta, non l'ha vissuta, e conservarla come un'eredità preziosa come quella che insomma per me è. Rachele? Ma guarda, per me in realtà è, per certi versi è simile al percepito di Francesca e per altri totalmente diverso, nel senso che sono cresciuta riconoscendo, mi veniva riconosciuto questo merito di papà, si illuminavano gli occhi a tutte le persone che scoprivano che fossi figlia di papà e si emozionavano, brillavano di colpo e si entusiasmavano per il fatto che fossi sua figlia, per le grandi avventure che aveva fatto, però poi tornando a casa avevo il contrasto col fatto di vederlo fermo in un letto. Quindi quando ero piccola per me è stato un po' complesso poi capire il passaggio tra la grande adorazione che le persone avevano per lui, che ovviamente avevo anch'io, però sentivo che era per motivi diversi ovviamente, e condivido invece con mia sorella il fatto che assolutamente allo stesso modo da un certo punto in poi è scattato un senso di responsabilità rispetto a quello che è un suo messaggio, una sua visione della vita e di riuscire a trasmetterla, a tramandarlo soprattutto ai più giovani in qualche modo. Ora noi incominciamo a ripercorrere la storia di Ambrogio, perché la diamo per scontata, ma non tutti magari si ricordano. Io stesso mi sono messo a ristudiarla. Allora vediamo un video brevissimo che proprio condensa una prima parte della vita di Ambrogio. Prego, Andrea. Andiamo! Andiamo! Nella vita io credo che esista un'equazione che deve finire sempre in pareggio. Io ho preso a manciate tutto quanto la vita potesse offrire a un uomo e adesso devo pagare quasi il prezzo di tutta la felicità e tutte le grandi emozioni che ho provato. Vita in breve di Ambrogio. La ripercorriamo, quindi non ve la sto a spiegare, non ve la sto a anticipare, scusate. Questa è una foto che a me piace tantissimo di Ambrogio, e incominciamo a dire che famiglia era la famiglia di Ambrogio. Francesca, Rachele, una famiglia non so, ricca, benestante? No, una famiglia normalissima. Tra l'altro abbiamo qua in sala la sorella che è là di Ambrogio, per cui buonasera, è testimone, credo, correggimi se sbaglio zia, ma insomma una famiglia abbastanza normale, nel senso il papà di Ambrogio faceva l'assicuratore, aveva un ruolo anche importante nella compagnia, ma non era di certo la famiglia ricca. Mia nonna insegnava, quindi una famiglia come quello un po' di una volta, che adesso magari è difficile nel cambiamento che c'è stato di tutto, del mondo, anche dei rapporti e di come il mondo li regola. Mamma, papà, un primo figlio, poi a mia nonna era mancato il marito con cui lo aveva avuto, un secondo marito e tre fratelli. Cresciuti con una nonna molto imperativa, nel senso che il marito stava a lavorare e lei doveva tirar su dei bambini, e quindi io che ne ho tre
condivido perfettamente diciamo la linea che mia nonna adottò allora, che era quella improntata a una grande severità ma anche un grande rispetto e poi anche una grande dolcezza, ma non si sgarrava dalle regole, insomma c'era la regola che... Ho letto un frigorifero con lucchetto. Un frigorifero con lucchetto, anche perché cioè, se erano tutti, questo non lo so, ma se erano tutti bocche buone come quella di Ambrogio bisognava metterlo, perché cioè, se no si svuotava, insomma, quindi principi sani, lavoro, fede, cioè una famiglia di questo tipo qua, di cui lui è stato, se vogliamo, la scheggia impazzita, passatemi il termine, cioè quello che si è discostato per cercare altro da una base probabilmente anche profondamente forte e di affettività e di sostegno che sapeva essere certi, perché se no uno, se non ha quella certezza lì, è anche difficile che abbia lo slancio per, oppure magari uno lo può anche fare ma è più raro secondo me. Quindi lui, forte di un'affettività e di una solidità familiare, secondo me si è potuto permettere di inseguire, anche perché aveva assunto profondamente quella consapevolezza. Rachele, tu, ecco, che idea ti sei fatto di lui, guardandolo così? Da ragazzo, dici? Sì, o da ragazzo. Di quando era ragazzo? Sì, perché lui, lo ricordo, ha fatto sport, alpinismo, paracadutismo, che poi dopo una caduta ha dovuto... Quando non gli ha aperto le paracadute. Attraversato gli sci, con gli sci le altre volte. Quindi, diciamo... Insomma, non si è negato nulla. Ma appunto, sicuramente appunto sulla parte ci sono aneddoti familiari che lei conosce meglio di me, perché poi papà ha fatto un incidente quando io avevo un anno. E, di un ragazzo che indubbiamente si buttava a scoprire la vita. Non si tirava mai indietro, era molto curioso e amava mettersi alla prova. So di racconti da Francesca, che era un po' un giamburrasca della situazione, era il trainante della classe a scuola, era un po' era abbastanza, aveva le caratteristiche di un leader, però di un ragazzo allo stesso tempo molto romantico, quindi so anche lì di aneddoti più dolci, sia nei confronti familiari che sia nei confronti di nonna, quindi di sua mamma, o in ambito relazionale poi quando sono arrivate le fidanzate, okay. Beh, quindi poi questo grande queste caratteristiche di uomo molto forte e coraggioso contrapposto a una grande dolcezza, romanticismo e cuore. Poi scopre il mare e lì lo vediamo in barca. Ho visto che all'inizio, credo nel 65, compra una barca insieme ad altri amici, e quindi diciamo c'è un inizio, però a dire il vero, insomma, nel 72 fa lo Star, che è una regata transatlantica, diciamo che non era proprio un virtuoso del timone, quindi lui si butta perché non è un velista professionista, no, no. Fa la traversata dell'Atlantico, proprio nel senso rompe il timone a metà strada, 41 giorni per arrivare a Newport dall'Inghilterra, però arriva col timone, però arriva. Ecco, secondo voi lui, infatti lo dice, no? Dice, io mi sono segnato una frase, diceva, beh, tutti noi sogniamo, però io non mi contentavo di sognare, io cercavo di tradurre i sogni in realtà. Ecco, secondo voi partiva perché era un sognatore, oppure non riusciva ad avere una vita normale e quindi, quando un po' diventa un po' più grande... Probabilmente perché sognava e quindi non riusciva a vivere una vita normale. Oppure invece era un sognatore, aveva tanti sogni e partiva. Cioè, le due cose si alimentano, è come un flusso che si alimenta a vicenda, secondo me, nel senso che lui aveva una... Io uso forse un termine forte che disse qualcun altro, sacra irrequietezza. Cioè, la tensione a cercare il senso più profondo della conoscenza della vita, no? Ponendo il fatto che a lui non bastasse, come magari non è bastato a, ora perdonatemi il paragone ardito, a dei filosofi o dei grandi pensatori o a persone che hanno fatto sì che la loro storia e la loro vita potesse diventare collettiva alla storia di tanti uomini. Il mito di Prometeo che porta il fuoco per far sì che gli altri ne beneficiano, cioè
lui sentiva che mangiare, bere, dormire, amare una donna, fare dei figli, era poco, cioè c'era dell'altro e andava cercato nel mezzo in cui lui lo ha riconosciuto, l'ha trovato, che era quello di usare il proprio corpo come un veicolo e sfidarlo in mezzo alla natura a tutto tondo. Quello è stato il suo mezzo, ma diciamo che non è lontano da quello che può aver fatto, secondo me, e parlo da figlia, quindi con un occhio d'amore magari che è condizionato, Socrate, cioè lui cercava la conoscenza profonda, quindi poteva essere accostata essa allo spirito piuttosto che allo spirito, adesso allo spirito, cioè cercava di capire il senso profondo della vita attraverso la scelta che a lui conveniva di più, perché era quella che sentiva come molla interiore, che era quella del sogno, quindi la bellezza, la ricerca attraverso la bellezza, l'estetica, ma anche la fatica che poi però porta a piacere. Era un ricercatore Ambrogio, più che un esploratore, sì, dell'anima, però non di luoghi, non c'era più niente da esplorare, il mondo era già tutto stato scoperto. Lui è stato in quello la sua chiave di grandezza per me. Esplorava se stesso per come infatti lui dice, no, voglio cercarmi quel cercare che è di per sé un trovare. Quindi anche tu sei, secondo te, era un sognatore che però aveva sicuramente bisogno. Poi abbiamo adesso, dopo un video, una clip divertentissima che sembra che l'abbiamo preparata prima, ma per far capire, no, perché però ecco, veramente io mi sono chiesto tante volte, ma perché partiva quest'uomo? No? Ma guarda, io credo che la grande differenza che poi crescendo purtroppo può succedere ai più è quella di perdere una parte di sé più bambina, e credo che il segreto di papà in questo senso sia stato quello di riuscire a mantenerla viva, quindi quel sognare che di fatto tutti abbiamo da bambini e di immaginarci astronauti o grandi esploratori. Lui ci si è afferrato con le unghie e con i denti e l'ha mantenuto come una costante durante tutta la sua vita, pur crescendo, pur maturando, pur facendo una famiglia, due famiglie, e, insomma, andando avanti, però tenendo accesa quella lanterna dentro se stesso che gli dava la spinta di continuare ad essere curioso, di continuare appunto a mettersi alla prova e di mettersi sempre in gioco, non tirarsi mai indietro, mentre invece crescendo di solito magari si resta poi un po' ingabbiati, no? In alcune scelte che si fanno a un certo punto della vita. Possiamo andare con la clip di questa intervista che a me fa sorridere. Più volume possibile, Andrea, grazie. Non c'entriamo. Sono già terrorizzato. Come vuole essere chiamato? Uomo normale che fa delle cose che abitudinariamente non si fanno e che parte soprattutto per tornare indietro. Per tornare indietro perché ha paura quando parte, ha paura quando le fa e vuole tornare indietro possibilmente avendo superato queste paure. Ecco, ma allora la psicologia che la spinge a questo cos'è? No, perché voglio dire, un uomo normale che parte per farci. Gli uomini normali partono, fanno i rappresentanti di commercio di una pasta, arrivano al negozio, dice, signora, vuole la pasta? No, grazie, e tornano indietro. Lei vogliamo dire che è un po' più complessa la cosa? Io credo che gli uomini normali però leggono, dico, dei titoli a caso, leggono Salgari, Verne, perché hanno nella loro aspettativa, speranza o fantasia la voglia di fare non il rappresentante di commercio, ma di fare quello che è la fantasia, no? Cioè, la fortuna quindi di poterlo fare, ecco. Senta, però qualcuno, forse improvvido, a conclusione di certe sue avventure, come le vogliamo chiamare, imprese, viaggi, ha parlato di coraggio, cioè ha detto ci vuole del coraggio. Ecco, io le domando, se lei avrebbe il coraggio di andare in ufficio tutti i giorni e di andare a casa tutte le sere, stessa famiglia, stessa casa, e poi la mattina dopo, in una routine secolare, fare sempre su e giù, trovarsi in mezzo al traffico, trovarsi con i soliti impicci, con le solite cose, non c'è un po' più di coraggio forse in questa? Ma Costantino, addirittura, idealmente, mi passi il termine, l'abbraccio, perché io sostengo la stessa cosa. Io normalmente, ed è facile controllare, vado in ufficio quando non sono in barca. Sì, Fogar, lei mi abbraccerà pure, sì, lei mi può pure abbracciare ed è un simpatico momento, però voglio dire, lei va in mare e fa 400 giorni in mare e gli altri invece poi continuano, capito, con la macchina su e giù, su e giù, su e giù. Va bene che lei fa anche l'assicuratore
e nei momenti liberi, quindi va anche in ufficio, però vuol mettere la routine di chi tutti i giorni fa ma lo stesso. Ma Costanzo, io ammetto di essere molto francamente un privilegiato facendo queste cose. Giustamente. Eh sì, probabilmente sì, era e poi quello che in pratica hai detto, no? Quindi no, poi sono due razze diverse, cioè Costanzo e Ambrogio sono all'antitesi. Sì, però, però è stato divertente, perché in realtà anche lui voleva capire perché non andava in ufficio perché tutti i giorni. Insomma. Ma secondo me, papà, almeno io mi sono fatta questa idea sul fatto che sicuramente ci vuole altrettanto coraggio nel fare tutti i giorni avere una rottura. Sì, non è lì, non è bene una cosa e male l'altra. No, assolutamente. Invece era la discriminante che Costanzo tentava di mettere. Sì, vabbè, ma lui lo provocava anche un po' per cercare di... Ma più che altro secondo me anche per di provocarlo sul fatto che lui avesse effettivamente il coraggio di fare qualcosa di diverso rispetto di rompere gli alla schemi. Massa. Sì. Nel senso, ai più, rispetto ai più, lui ha fatto qualcosa di diverso, c'era qualcosa che gli stonava in questa cosa, no? Non riusciva a capire com'è possibile che tu non fai quello che fanno tutti. No, o che comunque è così fuori dagli schemi e adesso mi sembra Schopenhauer disse, la cosa che fa imbestialire il gregge, quando uno dice una cosa diversa da quella del gregge, non è tanto quello che dice, ma il fatto che possa permettersi di pensarla. Certo. Diciamo che in questo senso, Costanzo, che era un uomo intelligentissimo, ma di sicuro era la voce di un certo gregge, passatemi il termine, doveva dar voce a quella parte, mentre di là aveva... La scheggia impazzita. Sì. Bene, qui siamo sul... lui è sul Surprise, va avanti, sì, era un assicuratore, aveva un'agenzia di assicurazioni, però diciamo che sognava. E quindi dopo lo Star arriva il 1973, lui va a Castiglione alla Pescaia, compra una barca, il Surprise appunto, e decide di fare il giro del mondo, non soltanto il giro del mondo normale, ma anche contro i venti e le correnti dominanti, quindi al contrario. Tralascio tutte le discussioni polemiche che poi vedremo alla fine. Lui non è un velista professionista, ci sono dei video sul web dove appunto Puccinelli e altre persone dicono no, vabbè, cioè esprimono qualche dubbio sulle sue capacità marinare, ma appunto stiamo parlando di uno che va a fare il giro del mondo, non Genova Corsica, ecco, quindi... E non aveva nemmeno la patente nautica, perché sempre sui social, che ormai sono diventati l'Agorà, una collega mi ha detto che l'ha preso insieme, ha preso la patente dopo, insieme ad Ambrogio. Lei mi ha detto non era considerata, lui era superstar. Ecco, però vi chiedo, secondo voi era anche un po' incosciente? Sicuramente in parte, una parte di incoscienza c'era, però... nella sua incoscienza c'era sempre una grandissima disciplina, cioè una caratteristica di papà era comunque la disciplina, che sia nella quotidianità sportiva, sul tenere un corpo sano, condito ovviamente con una bella dose di incoscienza, perché sennò non vai a fare queste cose. Esatto. Sono i pazzi a cambiare il mondo, no? A dare un seme di una cosa nuova, sono pazzi in senso lato, cioè, pazzi lucidi, sì, cioè quelli che hanno il coraggio di portare fuori da come quella frase poi di Ambrogio, una frase che si ispira a Lorenz, che dice gli uomini sognano, ce ne sono alcuni, due categorie, alcuni che sognano soltanto di notte, altri che sognano di giorno, che sono sono i più pericolosi, così ho fatto io, quindi è quello, certo, una dose di incoscienza ci vuole per sfidare tra virgolette il sistema, no? Per non... 400 giorni, il giro del mondo dura 400 giorni, torna ed era partito con quattro gatti, torna e vediamo come è tornato il video. Per la prima volta nella sua lunga storia, la domenica sportiva ruba il tempo al calcio, aprendo la trasmissione con un servizio sulla vela, uno sport che nel nostro paese non va certo per la maggiore. 12 minuti, un tempo televisivamente lungo, dedicati ad Ambrogio Fogar e alla sua impresa, nonostante il derby Juventus-Torino. Per me il giro del mondo in barca a vela e la vela in generale
si differenzia dagli altri sport perché non ti dà né soldi, né successo, né gloria, però ti dà estetica e poesia. Ecco, per me queste cose non sono comprabili. Io penso che qualsiasi persona, se dentro di sé così ricorda quando si aveva 18-20 anni, forse non tutti pensavano di fare il Giro del Mondo in barca a vela, ma qualcosa di simile, qualcosa di un po' di grandioso e senza prezzo. Ecco, io in questo senso sono infantile, ma sono contento di esserlo stato. Famoso, ha successo, sì. Vi chiedo, poi credo che l'agenzia, poi c'è appunto la sorella, quindi può confermarlo, credo che l'abbia lasciata a una sorella, l'agenzia, insomma lui non va più in ufficio, sì. Diciamo la verità. Allora, l'agenzia derivava dal nonno, diciamo, e il nonno, che era un uomo cresciuto in un altro modo, tutto un pezzo, voleva un figlio che lavorava normalmente, diciamo, se così si può dire. Quindi l'agenzia era il luogo dove cercavano di spingerlo, ma lui non ci andava poi in realtà, nel senso ci andava e veniva via, quindi era una cosa che faceva come hobby, tra virgolette, perché il suo vero lavoro era l'altro, non era quello lì, era rovesciato. Sicuramente io penso che dopo il Giro del Mondo capisce che il suo lavoro può essere... Sì, no, ma pure prima, nel senso che non ci ha mai creduto davvero, zia, no? Che faceva l'assicuratore, ci ha mai creduto, che ha fatto tanti lavori prima, ha provato tante cose per vedere se in una casella ci poteva entrare, ma non... Quindi diciamo che lui faceva finta, cioè dava ad intendere che sì, ma intanto coltivava il suo vero lavoro facendolo crescere in forza d'animo, in coscienza, anche in rischio, in tentativi, ma era quello, è sempre stato quello. Poi si è tradotto in una cosa che gli dava anche un sostegno economico, una forza economica, ma dopo, molto dopo. Ecco, perché lì ancora, perché incomincia a scrivere libro comunque del Giro dei 400 giorni eccetera, diciamo che inizia a avere successo e probabilmente anche inizia a avere delle entrate economiche, no? Sì, diciamo il successo economico si può ascrivere agli anni di Mediaset, vero e proprio. Poi che avesse delle entrate che gli permettessero di vivere, avere insomma una casa, una anche prima, però diciamo che il successo economico arriva dalla trasmissione televisiva. Jonathan. Prima era una serie di dove però doveva continuare a alimentare, quindi chiuso un'impresa ne doveva pensare un'altra, chiuso come un lavoro vero e proprio, solo che non esisteva. Infatti, perché poi appunto non si ferma qui. Allora mi sono anche chiesto, adesso poi arriva appunto, arriviamo alla zattera, ma mi sono anche chiesto, lui ha sempre sogni da spendere oppure a questo punto deve veramente anche inventarsi qualcosa? Non ho capito bene la domanda. Cioè, lui adesso, dopo il Giro del Mondo, decide, ha in testa di fare la circumnavigazione dell'Antartide, addirittura vorrebbe lasciare la barca lì, una base, per poi andare a piedi al Polo Sud. Comunque si pensa delle imprese. Oggi è normalissimo, lo fanno tutti, cioè chi fa queste imprese si mette a tavolino, cerca gli sponsor. Lui era un precursore in questo senso. Lui era un precursore. Ma ecco, questo lo faceva quindi perché ha capito, secondo voi, stiamo parlando, purtroppo non possiamo chiedergli. Non poteva farne a meno, nel senso che... Ma perché era un sognatore, quindi aveva degli sogni che doveva comunque mettere in pista? Sì. O secondo te perché poi... A quel punto lì ormai è entrato nel gioco del... No, guarda, quando si è trovato in delle crisi, se vogliamo dire economiche, mio papà ha sempre detto che problema c'è, vado all'ortofrutta a scaricare delle casse, cioè non era un tema il denaro, non è mai stato un tema il denaro, vero, nel senso che il denaro serve a realizzare dei sogni, non serve a fare la bella vita, non gliene è mai fregato niente. Diciamo... Ha subito il fascino poi che ti può dare la vita facile, le comodità eccetera, ma è un altro capitolo e arriva molto dopo. Negli anni in cui tu mi stai chiedendo, lui aveva, come se uno dice, è eureka, è come la lampadina, cioè lui aveva capito che quello era il suo lavoro e quindi diceva, io
è quello che voglio fare, e da questo lavoro devo anche stare in piedi sulle mie gambe, avere, quindi guadagnare. Dice, beh, io, a me piacerebbe andare al, cioè ho nel cuore il polo, andare a piedi al Polo Sud piuttosto che fare la circumnavigazione dell'Antartide, lo faccio. Trovo il modo di trasformare il mio sogno, la mia pulsione in una cosa che mi sostiene anche nella vita di tutti i giorni, quindi mi paga banalmente, ma non il contrario, cioè non faccio quello perché mi dà il soldo. Anche tu intervieni proprio così, sì, cioè a gamba tesa. No, anzi, davvero. Appunto, lui pensa l'Antartide, l'episodio poi che lo porterà alla zattera, in realtà questo anche perché, lo dico perché qualcuno ha anche espresso dei dubbi sulla barca, perché lui voleva lasciarla con i ghiacci, quando nell'inverno i ghiacci, poi scendo, vado a piedi, e qualcuno dice, beh, era una barca di legno, forse era meglio d'acciaio. Un po' incosciente. Ecco. Però lui aveva previsto delle placcone di... Infatti, io ho anche... mi hanno anche mandato il disegno che ha fatto lui, poi ve lo giro. Ma... è vero anche che nel tratto in cui poi dopo affonda la barca, che poi sia stata l'orca, io questo non lo so, penso di sì, è un trasferimento, in realtà non siamo ancora all'Antartide. Lui parte da Mar della Plata, deve andare a Ushuaia, lì con lui c'è Mauro Mancini, giornalista della Nazione, scenderà a Ushuaia e poi lui avrebbe fatto la sua impresa. Purtroppo durante questo trasferimento, appunto, l'orca o cosa le orche in realtà, la barca affonda, perché poi a questo punto, e poi lo vedremo, perché poi c'è chi si impunta, ma saranno orche o saranno balene, la barca affonda, punto, questa è la cosa importante, la barca affonda, 74 giorni di odissea sulla zattera, vengono raccolti da una nave greca o quantomeno con comandante greco, la bandiera non lo so. Mauro Mancini muore dopo, anche lì molta gente ha detto lo stanno ancora cercando adesso Mauro Mancini, sempre sulla Gora Social. No, sono stati salvati tutti e due, sono stati portati sulla nave, Mancini non ce l'ha fatta, punto. Abbiamo un video sul ritorno. Volevo ringraziare che siete qua e mi avete aspettato, so che avete dovuto avere molta pazienza e soprattutto spero che entriamo da subito in sintonia, cioè capite che vi parlo davvero col cuore. Sono stato 74 giorni sulla zattera insieme al grande Mauro e sono stati 74 giorni abbastanza difficili. D'accordo, adesso rilassati, stai tranquillo, tra poco ci vediamo. Vai prima a fare questi esami e poi ci vediamo, Ambrogio. Grazie. Mauro, cosa ti resta? Mi resta un insegnamento che credo nessuna esperienza poteva darmi. Primo, il suo comportamento durante la tragedia o il viaggio, che secondo me ha avuto dei momenti di tragicità. Aspettate che sia tornato. Beh. Pensate che sia tornato cambiato da questo epilogo, purtroppo. Rachele. Beh, andiamo anche in immaginazione. immagino di sì. Certo. Penso che non sia. In realtà neanche immaginabile che cosa significhi vivere davvero un'esperienza del genere. A volte anche da figlia, soprattutto quando ero ragazzina, mi rendevo conto di come quelle cose che si vedono nei film facessero parte della vita di mio padre, no? Il naufragio causato da delle orche, per cui poi stai 73 giorni su una zattera, il compagno muore, sono quelle cose che vedi nei film di solito, e invece mi rendevo conto che per me nel mio crescere mi hanno accompagnato in un'infanzia per cui era assolutamente reale, ed è quello che ha vissuto mio papà sulla sua pelle, quindi penso che inevitabilmente sia tornato cambiato con maggiore consapevolezza, e anche se poi non l'ha fermato, certo. Nonostante questo, sì, esatto, col senno di poi io, se mi sono trovata a riflettere, non è qualcosa che comunque l'ha fermato dal continuare ad andare, perché appunto dopo poi c'è stato il Polo Nord e poi il deserto, e quindi questa sua fame e questo suo bisogno di continuare ad andare è
continuato a restare molto vivo allo stesso modo. Quello, secondo me, la cosa è che è diventato, è l'impresa che ha fatto diventare più adulto su un piano di coscienza profonda Ambrogio, da quella della zattera. Nel senso che prima c'era molto la sofferenza sulla propria pelle, ma del resto da uno che cerca la morte per sentire la vita, perché poi questo in definitiva Ambrogio faceva, non è che ecco, che quella morte si sia incarnata nella perdita di un amico che non voleva che fosse lì, ma poi alla fine era lì, quindi comunque era responsabile o si è sentito tale a lungo probabilmente tempo. Un po' di, ecco, diciamo che ha visto un'altra faccia della sua ricerca inaspettata, e quindi questa cosa ha mutato per certi versi il suo rapporto con anche di domande profonde, di crisi profonde interiori, insomma sulla sua ricerca, su quello che lo spingeva, visto che aveva avuto una conseguenza, no? Matematica, per Ambrogio la matematica aveva un valore in tanti altri campi della vita, non soltanto... Ma più che altro, oltre poi alla conseguenza diretta, anche il fatto proprio di aver, penso, visto la morte in faccia, nel senso che... Sì, però quella lui l'aveva già vista, veramente, altre volte, così ma non così tanto, non così compagna, non così tanti giorni, però diciamo che su di sé lui aveva, come forse è per tutti, cioè su se io penso a me adesso, io oggi, se penso alla paura più grande per me è che accada qualcosa ai miei figli, non a me chi se ne frega, no? Nel senso, per cui io credo che quella cosa, vederla su un altro, sia stata la cosa che l'abbia segnato, sì. Sicuramente. Va avanti la vita di Ambrogio e appunto arriva al Polo Nord, perché anche lui racconta, dice, adesso questo si vede in piccolo ma la ingrandiranno, dice che appunto sognava anche lui di arrivare a piedi al Polo Nord. E appunto non si ferma, va avanti, anche lì c'è una parte di sogno, perché lui racconta che leggeva gli esploratori, la corsa al polo, quindi ecco, e va avanti. Anche in questo caso non è, il sogno non è proprio perfetto, no? Vediamo un video così, perché le immagini ci aiutano, sono molto più immediate. Se Andrea... Sono problemi per Ambrogio Fogar, che in compagnia solo di un cane sta cercando di raggiungere a piedi il Polo Nord. Attualmente Fogar si trova su una enorme banchisa galleggiante a circa 400 km dalla meta. L'esploratore ha manifestato molte perplessità sulla riuscita dell'impresa e ha espresso seri dubbi sulla possibilità di andare avanti. Una decisione definitiva comunque si potrà conoscere soltanto quando Fogar verrà raggiunto da un aereo che gli porterà i rifornimenti di viveri. La banchisa si era gonfiata sotto la mia tenda, pronta a esplodere. Sentivo il pavimento di ghiaccio inclinarsi, scappai fuori, pieno di paura, anzi di terrore. Il terrore è la rinuncia al ragionamento. Chiesi al pilota di portarmi via da lì. Non ce la faceva ad andare avanti, a superare una zona di acque aperte e di deriva importante, o dovevo ritirarmi o prendere l'aeroplano. Se volete, l'aspetto prettamente sportivo, avventuroso, finisce il giorno 12 aprile, quando io prendo l'aeroplano per un balzo. Credo soddisfatto due terzi del programma, che è quello fisiologico, umano e degli sponsor, e ho fallito sull'esploit sportivo. Non è più un uomo e un cane, cosa che ho dichiarato proprio questa frase il giorno 24 su Corriere della Sera, non è più un uomo e un cane che arriveranno al Polo Nord, ma è un uomo e un cane e l'aereo che arriveranno al Polo Nord.
Ecco, e poi e quindi dov'è la polemica? Sì, poi le polemiche sono state enormi, ma in tutti i viaggi, ma qui ci arriveremo. Prima concludiamo questa breve ricostruzione della vita di Ambrogio. Sì, perché lui in fondo appunto cammina per centinaia di chilometri col cane e con la slitta, meno 50, cose del genere. Arriva a quel punto, arriva a un punto che la banchisa si rompe e quindi non può proseguire. Lì poteva fare due cose. Non solo, poi scivolava da nord a sud. E poi era una sorta di isola che andava alla deriva. Quindi lui che cosa poteva fare? Poteva dire, vabbè, sentite, niente, non ce la posso fare. Mi ritiro. Però lui racconta anche che però aveva nel cuore dover arrivare a sto cavolo di Polo Nord. E quindi dice, va bene, ci vado con l'aereo e poi mi faccio l'ultimo pezzetto a piedi. Ecco, anche questo è significativo. Non è che dice, perché lo ha dichiarato, lo ha scritto, la lettera, il Corriere, non è che dice, vabbè, ci sono arrivato. Sì, no, ci devo arrivare, non ha barato, ci devo arrivare. E questo è anche un po' un aspetto, no, di Ambrogio. Cioè, mi sono fatto l'idea che comunque non fosse o era costretto ad andare avanti a tutti i costi, oppure era uno che non mollava, cioè doveva arrivare. Tutte e due. Era costretto dal suo imperativo morale e poi non mollava. Non mollava. No, secondo me quella è la risposta. Più che altro anche in questa vicenda secondo me si vede la grandissima componente umana. Nel senso, il problema mediatico poi è stato molto dettato dal pubblico, che ovviamente aveva iniziato a dargli l'etichetta del supereroe a cui non era più concesso sbagliare. Però di fatto era un uomo che cercava di fare delle cose fuori dall'ordinario e che ancora di più in questa vicenda ovviamente ha dimostrato la sua umanità, nel senso non ce la faccio così, provo così. Cioè la critica è addirittura, nel senso non è la critica a dire hai provato a barare, perché se scrivi una lettera dove dichiari che hai barato, tra virgolette, o che comunque non ci sei arrivato con le tue forze, hai superato il punto di rottura, ma comunque volevi arrivare lì a vedere cos'era, non sei più imputabile, a parte che per la stampa, che sappiamo, no? Il nostro lavoro, i giornalisti devono sempre. Lui, cioè, è bello vedere questo aspetto, che dici, lui comunque voleva finire, portare a termine il suo sogno, cioè, quindi, questa cosa, un altro, la capisce o non la capisce, cioè, se uno che ha quelle corde la può capire, e probabilmente sono in pochi, per gli altri sei un pazzo, oppure invece tentavi di imbrogliare di nascosto, anche sì. Se però invece avevi detto, cioè non è uno che non la capisce, non la capisce mai. Sono d'accordo. Ecco, l'unica cosa che non ho capito invece dopo è perché si mette a fare i rally. Questo non l'ho capito, perché poteva continuare a fare, riprovare il Polo Sud, fare mille altre cose, si mette a fare i rally. Vuoi la verità? Sì. Le casse di frutta all'ortomercato. Lui era un appassionato d'auto? Ora, essendo lui un amante di sé nella natura, ora è mica brutto andare a fare un rally. Qualsiasi elemento della natura. È un'esperienza che anche quella nel suo piccolo può cambiare, ha cambiato la vita, se non altro a tutti quelli che lo fanno e a tutti quelli che ci sono appassionati. Era facile, nel senso che lo chiamavano e gli offrivano compensi profumati e era bello, seguiva la linea, in linea di principio era una costola, non era più un'avventura, non era più una grande impresa, era una costola che comunque lo collocava in una zona dove lui sentiva di non fare un torto a se stesso, era un guadagno e quella è la ragione, secondo me, dominante, anche se vuoi, da un certo punto di vista. Perché nel frattempo cambiano anche i tempi, nel senso che probabilmente all'inizio anche tutta la questione sponsor, marketing, era proprio è nata con lui, quindi da lì in siamo poi già in una fase un po' più avanzata. Sì, anche perché è andato velocissimo. Poi Berlusconi ha dato la botta a questa cosa. Ci arriviamo, Francesca. Il rally significa anche l'incidente che poi lo renderà tetraplegico, questo poi è una... vediamo un breve video, l'abbiamo già visto un po' intravisto prima. Diceva Ambrogio, ce l'hai fatto un'altra volta. Un po' di convalescenza e poi siamo di nuovo in pista.
Un giorno un professore mi ha convocato. Io definiva in non vita. Io purtroppo per la mia natura, per il tipo di educazione ricevuta, non riuscirei ad aiutare una persona anche così cara come può essere mio fratello. E gli ho risposto appunto che non me la sentivo, non ce l'avrei mai fatta. Rifiutavo la luce, i volti. Invidiavo con rabbia chi poteva parlare, muoversi, respirare. Non piangevo neppure più dopo i primi tempi. Gli occhi secchi, chiusi in una cortina di buio artificiale, senza la volontà di guardarmi intorno. Non sognavo ricordi del passato. Scusate se vi... ma fa parte della storia di vostro papà. Lui ha questo incidente, rimane appunto paralizzato, ha dei momenti all'inizio di depressione, sconforto, no? Ma poi va avanti. Mi fermo perché dobbiamo a questo punto... perché poi entriamo in un'altra fase della storia, ma dobbiamo ritornare un po' indietro per le polemiche, perché dobbiamo affrontarle. Le polemiche, ogni viaggio è una polemica. Allora, il viaggio iniziale, i 400 giorni, una leggerezza, possiamo dirla così, copia delle una parte, due, tre, cioè sei, sette pagine di Una tempesta da un altro libro, poi da un suo libro, e viene attaccato brutalmente. Io mi sono andato a rivedere tutto, è veramente stato attaccato con una violenza incredibile. Non so se oggi riusciremo a farlo sui giornali, e non so se riusciremo a fare quei titoli. Oggi ci sono i social. Sì, però i titoli, come ho visto, non so se sarebbero per oggi, non so, non credo, ma comunque viene attaccato brutalmente. La zattera, di nuovo una polemica infinita, è colpa sua se sono affondati, se Mancini è morto, addirittura hanno detto no, che lui si sarebbe cibato di Mancini, ma è morto sulla nave, non è possibile. Quindi c'era di tutto. Prego. Con Mursia, che è stato assolto in tribunale. La Mursia editrice, due anni fa, ha fatto Foga Day a Santa Margherita Ligure. Infatti ci arrivavo, non mi anticipi. No, nel senso che, allora, se vogliamo entrare, io andavo veloce, c'è stato un procedimento giudiziario, è stato assolto, non c'è stato plagio, lui lo dice, non lo riproposta nell'intervista di Ambrogio, dice che ho fatto commesso una leggerezza, poi non l'ho fatto io la segretaria, però comunque c'è stata una leggerezza che non ha avuto i conseguenze legali, ma comunque le ha creato dei problemi, questo sì, d'immagine, no? Soprattutto. Poi la zattera, altri problemi, altre discussioni, altre polemiche. L'Antartide, ha preso l'aereo, cioè ogni viaggio lui è stato poi attaccato. Secondo voi, ma perché aveva così tanti detrattori? Peraltro così feroci. Rachele. Ma secondo me un po' per i motivi che abbiamo toccato anche prima, nel senso che aveva il coraggio di essere una voce diversa da quella dei più, quindi è ovvio che attiri su di te l'attenzione, quindi chi riesce a capire la lingua in cui stai cercando di comunicare e capisce i motivi che ti spingono a fare determinate cose, ti guardano con certi occhi, e chi vuole vedere il male invece vede il male, però è intrinseco in chi guarda, secondo me, non in chi agisce. Francesca, tu prego. Sì, anche questo assolutamente, anche il fatto che quando uno arriva nell'immaginario collettivo, quindi lui era diventato davvero in quel ritorno a Castiglione l'eroe dei due mondi, il nuovo Colombo, c'erano stati anche dei titoli prima molto entusiasti, anche
fuori controllo in quella stessa direzione, c'erano incensanti come se fosse Gesù, sì. Non so come sì, dire. Sì, sì. E ti sporchi in questo caso di una leggerezza, ma che rappresenta per l'opinione pubblica di chi ti vede come un idolo, un nuovo idolo, che è il tema eterno, no? Che ti fabbrichi l'idolo e l'idolo poi crolla perché ha quella macchia. La caduta è verticale ed è vertiginosa perché parti da un livello altissimo, quindi tanto quanto ti devo poi, al punto da aver messo in dubbio lo stesso giro del mondo, cioè certo. Al punto che è tutto finto, no? È come quando hai un amore forsennato dove non vedi con chiarezza le cose e succede una piccola cosa che mette in discussione tutto, come se allora diventasse sì, nonostante ci siano poi filmati che a Oakland, però è quella cosa lì, Rio, cioè Ambrogio proprio perché pescava lì, pescava nel profondo di chi risuonava con quella cosa o di chi invece anche la rifiutava perché gli dava fastidio, ma comunque lui pescava a quel livello, non pescava qui, pescava lì, tirava fuori degli istinti e dei sentimenti molto forti, era questa anche se vuoi la ferocia o l'adorazione, questi eccessi, era perché lui sotto tutto il resto, sotto l'eroe, sotto l'esploratore, sotto faccio questo, faccio quello, in realtà lui cercava il senso profondo delle cose, queste cose muovono, cioè uno le sente anche se non le riconosce, non so come, quindi la polemica era sempre sull'agguato perché lui mette in discussione noi, cioè, ma non perché lui chissà, cioè, perché lui fa quella ricerca e quindi mette in discussione tutti quelli che non la fanno, semplicemente. Tutti quindi in ogni cosa poi si ripete il paradigma poi è lo stesso, sulla zattera, sul polo, cioè, ma quello che muove è sempre quello schema sotto, secondo me, la polemica. Però anche in questo caso non se ne sta, perché tu dici sì è vero Jonathan, che è una trasmissione rivoluzionaria che tutti noi ricordiamo, io chi più chi meno, più piccoli più giovani, cioè insomma, però è rimasta e ha fatto la storia della televisione, ha anticipato i tempi perché ha proposto qualcosa di nuovo, di incredibile, però e tu dici anche, oltretutto li ha reso anche in popolarità e anche in guadagno, però secondo me, e lo dice in questo video, adesso andiamo Andrea, lui ha anche un'altra ragione per la quale fa Jonathan, per rispondere sì. Certo sì. Prego. Quando tornai in Italia, visto che la stampa e i mezzi di comunicazione stavano gettando ombre su un viaggio che era solo bianco, passai al contrattacco. Adoperai io i mezzi di comunicazione per dire chi ero, mettendo la mia faccia nel video, raccontando le mie avventure e girando tutto il mondo per portare nelle case degli italiani le immagini più belle, più rare mai viste, a volte immagini mozzafiato, di gente e paesi lontani. E nacque così una trasmissione di successo, Jonathan. Insomma, era un combattente, eh? Sì, no, poi quella fu un'occasione appunto che lui prese proprio anche come fosse un segno. Adesso parlo io. Sì, cioè questo mezzo che se vogliamo è meno alto, è meno elevato, è la TV, però con dentro un contenuto che non si è ancora mai visto, ma che è più facile da raccontare, più sdoganabile al grande pubblico, magari arriva. Infatti è arrivato, cioè lui è stato non, capito, celebrato per quelle che sono state, se vuoi, le sue grandissime imprese, da tutti i punti di vista, riuscito o meno che siano, cioè, ma per una trasmissione di successo, per il potere della comunicazione della televisione, per le capacità divulgative che aveva, senza dubbio, ma
per una cosa a un livello sotto, in realtà, da quella più pregna. Cioè, infatti lui era sconvolto da questa cosa, diceva, quando la gente lo fermava per strada all'inizio, diceva, perché adesso e non quando invece ho fatto la cosa grossa, vera, la cosa importante, vera, perché adesso? Lascio questa foto perché è un'altra foto che mi piace molto di Ambrogio. Sì. Sì, la possiamo fare alla fine? Grazie. Vi faccio ancora alcune... Beh, andiamo avanti. Vi dico alcune parole, alcuni termini. Curiosità, era la sua molla? Proprio secche, così? Sì. 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 Era uno, un era uomo una molla, era una molla, certo. Tempo, non voleva perderlo. No, era no, già... Non aveva tempo da perdere. Era, era già in ritardo. Era già fra un mese. Cioè, sì, era già, capito? Era già... No, sempre... Forma fisica, era un po' maniaco della fisica. Ci teneva. Fisico. Anche un po' narciso. Un po' via, era leone, si piaceva. Si piaceva un sacco. Anche nei suoi difetti, insomma, era anche uno poi autironico, nel senso che sapeva di non essere... Lui si imbestialiva perché io... Era 1,75, è 1,75 Ambrogio. E io lo prendevo in giro perché dicevo sei un uomo basso, non sei un uomo alto, questa cosa lui lo mandava in bestia da un lato ma dall'altra rideva, nel senso che non era poi uno, cioè era uno che faceva però se uno gli diceva vabbè dai ma chi ti è, si metteva subito e diceva no vabbè dai scherzavo, quindi non si prendeva eccessivamente sul serio. E successo, gli piaceva il successo, la popolarità a tutti, però dico sì. Sì. Guarda, sì, secondo me è stata proprio la sua criptonite. Se devo dirti oggi la cosa che l'ha danneggiato di più è stato quella, per me. Cioè, non, ci sono cose più gravi che l'hanno danneggiato, ovviamente, ma nella sua purezza, perché è sempre stato quella cosa lì, gli si è un po' appiccicata addosso in un modo che... Non l'ha distolto, ma la non so come spiegarti. Non è una cosa che. Ma anche lui delle volte la riconosceva questa cosa. Soprattutto nell'educazione poi con me, che sono comunque nata in una situazione di benessere. Poi lui si rendeva conto che quella cosa in realtà era una cosa che invece di aggiungere toglieva, e che invece avere meno dava di più. Quindi. La combo successo e diciamo benessere economico per certi versi secondo me gli è stata nemica. Più che altro poi magari crea quella scissione tra persona e personaggio? No, quello non lo so, è proprio l'impero romano è caduto perché si sono rammolliti negli ozi, nei vizi, ora a Ambrogio non è successo questo, però quella cosa lì non ti tiene vivo, lo hai ricordato, lui ha guadagnato molto con Jonathan? Sì. Sì. Sì, erano anni d'oro, Berlusconi... pagava tantissimo, cioè doveva creare una cosa che andava contro la RAI, quindi sì, ha creato diciamo una cosa che ha funzionato benissimo, soprattutto i primi anni, perché era innovativa, e lui è sempre stato un imprenditore molto generoso con le persone che lavoravano con lui, quindi senza adesso immaginare chissà che cosa, ma sicuramente... erano a Mediaset, si prendevano dei sono soldi. Sono stati gli anni della sua vita più redditizi, mettiamola così. Sì, sì. Francesca Rachele, adesso c'è un video che anticipa una domanda. Lo vediamo. La profondità degli occhi... venati di una sfumatura di dolore della mia figlia maggiore, oppure la dolcezza infantile, la tenerezza
della mia seconda figlia che chiamo principessa, che mi prende per mano e mi chiede quando guarisco che lei vuole sciare, pattinare con me, vuole che la vada a prendere alla scuola materna come tutti i papà. Ecco, queste dolcezze mi fanno da una parte una grande consolazione al cuore, dall'altra un grande dolore per non poter essere un papà normale. Francesco, tu l'hai vissuto un po' di più di Rachele, ovviamente. E lui che padre era? Affettuoso? Mostrava i propri sentimenti oppure invece... Era un papà molto, adesso sembra una cosa strana, poi in quest'epoca, molto materno. Cioè, aveva tanto quanto uno è abituato a vedere nell'eroe il machismo, il maschile, il dominante, quanto invece lui era di una profondità femminile, di una dolcezza, di una tenerezza davvero commovente. Cioè, era un papà che giocava tanto, anche se faceva una vita impossibile per scelta e per piacere, ma sempre in rincorsa contro il tempo. Era uno che trovava gli spazi e parecchi, cioè il tempo di qualità, il tempo di rendere speciale, anche per dote proprio anche sua intrinseca, di quell'essere bambino, di quell'infantile che ha portato nella vita adulta. Quindi io sono stata molto fortunata. Rachele? E io ho un vissuto un po' particolare che appunto pochi, certo, forse possono capire. È stato un gran papà, perché nonostante la sua condizione, appunto io avevo un anno quando poi papà è rimasto paralizzato, quindi la sua condizione per me era la normalità. Ci ho messo un po' di tempo a capire che era fuori dal normale. Quando poi ho iniziato ad andare a scuola e vedevo che gli altri papà venivano appunto a prendere le proprie figlie, invece ovviamente lui non veniva. E nonostante questo, però, appunto, grazie al fatto che avesse mantenuto una grandissima lucidità, è stato un papà molto presente a livello scolastico, ci teneva tantissimo ai miei studi, facevamo i compiti insieme, ci telefonavamo ogni sera, mi chiedeva di correggere i compiti e riusciva a creare delle dinamiche di gioco. Allo stesso tempo era anche appunto molto dolce e molto profondo, perché ho tuttora delle cassettine della segreteria in cui magari la sera in cui uscivo con mia mamma, perché magari c'era la cena con gli amichetti, mi lasciava le poesie in segreteria, nonostante avessi 7 anni, ma poesie di 3 minuti in cui decantava, quindi davvero molto romantico, molto dolce, con, come dice Francesca, una profondità tutta sua, che però lo rendeva davvero speciale e che ha fatto sì che potesse essere un papà anche per me, nonostante la difficoltà che ovviamente viveva. L'ultima parola è speranza. Lui ha detto: non arrendersi è l'unico modo che conosco per affrontare gli alti e bassi della nostra esistenza. Anche chi crede poco nel futuro non rinuncia mai alla speranza. Lui ha continuato a sperare, fino all'ultimo. E vorrei che Francesco mi raccontassi perché c'è un viaggio che non è riuscito a fare prima di morire. Sì, sì, c'è questo viaggio che a un certo punto si pensava che si potesse, attraverso la ricerca scientifica, la medicina in Cina nella fattispecie, stavano già lavorando su cellule staminali, cosa che qua non era ancora consentita per varie vicissitudini, diciamo così. E c'era questo medico a Pechino che innestava le cellule staminali su pazienti che avevano avuto dei traumi midollari a diverse altezze, a diversi gradi di gravità, diciamo,
e c'erano state una casistica positiva di persone che avevano, ora era una casistica molto diversa da Ambrogio che aveva avuto una C2, quindi la seconda vertebra cervicale è un trauma pressoché irreversibile, diciamo, e soprattutto dopo 13 anni, perché dopo 13 anni il tuo corpo è diventato impermeabile a una cosa, o almeno non c'erano grandissimi margini di speranza, diciamo che questi innesti funzionavano soprattutto su lesioni più basse nella colonna e immediate, per cui allora il corpo non è calcificato nel trauma ma può magari riprendere delle sue funzionalità. Tuttavia, quando io mi misi in testa e insomma ne parlammo in famiglia e sembrò una cosa che potesse essere percorsa, iniziai un carteggio con questo medico e lui disse va bene, cioè consentì a ricevere prima me, e andai a Pechino e chiesi a Ambrogio: tu che percentuale di bisogno hai? Perché poi, tornata da Pechino, gli restituì quello che lui aveva detto e anche la generosità nell'infilarlo dentro dove non c'era posto, perché capiva insomma che c'era un tema di tempo, che c'era un tema di e chiede, insomma, mi ricordo che chiesi a papà che percentuale bisogna per fare tutta questa cosa, tutta questa, e lui disse l'1%, cioè ed è un dato specifico questo a tratteggiare Ambrogio, perché era l'uomo dell'1%, cioè se ce n'è anche solo una di possibilità si prova. E poi ho pensato che quel viaggio non è stato compiuto. Ora uno può dire beh, poverina, perché è morto proprio quando, e te la racconti così, però ora, delle incognite su cui come sarebbe andata, se avrebbe avuto una risultanza, se invece come probabilmente sarebbe stato, magari avrebbe mosso un mignolo, adesso dico una cosa a caso. Lui è andato via, ha abbandonato questo mondo, questo corpo, nel momento in cui la speranza era di nuovo tornata altissima, prima di scontrarsi magari con nuove delusioni, nuove evidenze, cioè lui è partito lì quando era di nuovo ritornata una soglia come probabilmente era quella che, insomma, la soglia che lo aveva accompagnato nella sua vita, alta, di aver fede, di credere, di voler provare a credere, di tentare, di quella cosa lì era tornata, e lui poi dopo 2 giorni che insomma io ero tornata è morto, quindi sì. Abbiamo l'ultimo video, molto breve, anche perché andiamo verso la fine, l'ultimo video proprio per farvi capire che uomo fosse. Peraltro parte da Genova. Penso spesso a lei e non la vedo morta. Certo, questa grande ferita nel ventre, ma ancora tutte le vele su, ancora diritta, con le vele piene di correnti, di mare, e che aspetta, chissà, forse che un giorno la vada a riprendere. Scemare il video, però era un giro d'Italia così, partito da Genova, arrivato a Trieste, credo. Sì, ha fatto Genova. E era anche per, adesso forse non abbiamo saltato un pezzo che è forse per mia dimenticanza, però lui diceva proprio lo faccio anche per far capire quelli come me. E quindi in fondo non si era rassegnato a quella vita. La cosa aveva cambiato tutto, se vuoi il vestito e la forma, ma la cosa era la stessa. Cioè io trovo il mio posto nella storia e la mia storia può servire un altro. Quindi poi c'è questa
cosa che adesso mi avevo rimosso, che lui insomma in questo documentario aveva detto, mi fa sorridere perché Rachele è da mo' che mi tormenta dicendo andiamo, senti, ma come possiamo fare a recuperare il surprise? Io dico, ma non possiamo perché è legno e quindi è lì da 50 anni. Io ci credo. E lei continua a dire, ma secondo me invece... Dobbiamo trovare ancora un modo, vi teniamo aggiornati. Ecco. Semmai nel caso... Supportateci. Nel caso c'è sempre il direttore del museo che lo potrà accogliere. Ecco, dopo ne parliamo. Cercarlo. Ho le coordinate. Siamo alla fine, vi chiedo le ultime due domande. Uno, che uomo è stato secondo voi adesso, ma non soltanto come figlie, ditemelo anche con gli occhi delle donne che siete. In realtà avevo in mente una cosa rispetto al fatto che no, prego. È un uomo, no, che in parte risponde alla tua domanda su il fatto che abbia dimostrato la sua vera forza anche nella malattia, cioè soprattutto nella malattia, perché prima ha fatto geste eroiche che molti possono riconoscere come tali, ma che appunto sono facilmente poi appunto ricollegabili anche a un discorso più narcisistico di ego, mentre invece nella malattia dimostra proprio come sono cambiate, come diceva mia sorella, le vesti, ma la tempra di non mollare, di crederci e di avere sempre la speranza di è una cosa che ancora di più è venuta a galla proprio nella difficoltà della sua condizione. E da figlia ovviamente si è innamorata del proprio padre, quindi come lo trovo incredibile. Da donna oggi sicuramente non nascondo che c'è la componente per cui avendo due figlie e tra l'altro stando per diventare madre, mi domando quanto in parte comprendo la molla che se vuoi lo spingeva in senso positivo o lo tormentassi in altra chiave, ma sicuramente mi sono interrogata sul perché due figlie non fossero abbastanza per tenerti un po' di più a casa e quindi magari far andare il destino in un altro modo. Francesca. Su questo non mi trovi d'accordo, perché sennò, cioè, se stava a casa non faceva. No, lo so, no, infatti però, è ovviamente in conflitto, però da figlia ovviamente... Cioè, era la negazione di se stesso. Sì, cioè, lo so. Però lo so. Adesso al di là di noi due, però è un discorso interno. Dopo. No, mentre me lo dicevi, allora io da figlia è stato il mio amore, è stato il mio grande amore, è stata la ragione per cui ho forse ora riesco a uscire da una lunghissima serie di vicende sentimentali più o meno sfortunate. Perché è dura trovare uno all'altezza di Ambrogio. Questo da figlia. Invece da donna, da adulta, da bambina cresciuta, diciamo, mentre dicevi mi è venuto in mente il titolo della Fallaci, Un uomo. E anche quello non era mica un uomo qualsiasi, però diciamo ecco che sono quel tipo, un uomo con l'accezione di avere vissuto profondamente la vita, cioè ogni singolo istante, ogni singolo minuto, non aver lasciato niente, anche se ci sono state magari le debolezze, il caso, niente al caso, nel senso di averci creduto e al compito che aveva. Ambrogio si sentiva sulle spalle, la sua ricerca era onorare la vita, ecco, lui quello non se l'è dimenticato mai. Mai. Quindi un uomo che ha cercato di onorare la vita fino in fondo. E quindi, secondo voi è degna, cioè è, io credo che sia molto ricordato, perché ho visto proprio in questi giorni, nel presentare questo incontro, quanti hanno detto mi ha fatto sognare, eccetera, eccetera, tantissimi. Altre persone hanno detto, però non è ricordata abbastanza, anche perché ci sono dubbi, sospetti, eccetera, eccetera. Secondo voi, ed è l'ultima domanda, è ricordato come deve e perché bisogna ricordarlo? No.
No, io sento fortissimo, ho sempre sentito fortissimo, in realtà è qualcosa che è nato in me il giorno in cui è morto, il sentire questa forte responsabilità di cui parlavamo prima rispetto a tramandare il suo messaggio, perché penso che ci siano tantissimi elementi che possano veramente spingere e dare uno stimolo, un'ispirazione ai più. A ricercare quello che ricercava lui, perché appunto, e poi il mio discorso che ho appena finito penso possa coesistere con quello di Francesca rispetto al fatto che lui, è vero, ha vissuto a pieno la vita, è stato un uomo che ha scavato lo scavabile per quello che erano le sue possibilità, e quindi assolutamente io sento tantissimo il bisogno e la responsabilità di riuscire a ricordarlo come si deve, che ovviamente è molto di più rispetto a quello che vediamo oggi. Quindi ci stiamo lavorando. Ci stiamo, esatto. Ci stiamo lavorando. È una cosa sì che va fatta, ma che va fatta come insomma, per tramandare, una persona che, per cioè può essere anche, capito, il vissuto di un figlio per un papà che ha fatto meno, o cioè quella cosa va portata avanti, o che ha fatto una cosa diversa, che anche non è famoso, cioè c'è bisogno di tramandare. Poi se ci sono cose che uno ha capito, perché ci sono i libri, perché studiamo, perché abbiamo fame di leggere, di capire, di chiederci, cioè per portare avanti. A proposito di libri, beh, intanto vi invito, io me li sono riletti tutti i suoi e devo dire sono proprio molto belli, però anche il tuo libro mi piace molto, ve lo consiglio, ti aspetto in piedi. Non è molto se lo trovano più, è difficile. Può essere, se no nel caso... È andata a ruba. Però è davvero commovente, è davvero toccante, ve lo consiglio, con Marta Chiavari peraltro. Sì. Bene, abbiamo finito, però ho da darvi... Beh, intanto forse il signore che si è fatto avanti prima, perché so che in sala c'è Alessandro Rozzi, che è un amico che è stato amico di Ambrogio per fraterno. Ecco, però non lo vedo perché ho le luci contro. Eccolo lì. Era quello di Murcia. Ecco, era lui di Murcia. Ecco, un ricordo di Ambrogio, poi a questo punto c'è anche la sorella, e poi se avete le domande io una o un paio ve le lascio fare, poi dobbiamo chiudere il museo e quindi non... Ah, c'è quello lì. Perfetto. Ricordo di Acceso? Si sente, sì. Ce ne ho mille di ricordi, purtroppo o per fortuna. Ambrogio è stato un amico insostituibile. Sono passati tanti anni dalla sua scomparsa e io lo rimpiango. E quanto desidererei essere invecchiato con lui e passare questi anni ancora con lui. Avevamo un'intesa totale, bastava uno sguardo. Posso raccontare una cosa così abbastanza divertente che ho già raccontato in occasioni del genere. Facemmo la prima regata insieme da Varazze all'isola di Noli col Surprise. Ambrogio era entusiasta, partiamo, rimaniamo sempre ultimi, lontano, lontano dagli altri, cala il vento, non ci muoviamo, arriviamo la sera alle 7 al ritorno. Io durante questa attesa cominciai a fare una litigata fortissima, l'unica forse litigata della nostra vita, ma ci dicemmo di tutto, stemmo un mese senza parlarci. Noi dobbiamo arrivare, mi diceva, noi non ci possiamo ritirare. E infatti non ci ritiravamo, arrivavamo ultimi, ma comunque arrivavamo senza cedere il motore. Che dire di Ambrogio? Ambrogio lo presentai molti anni fa a una conferenza a Sanremo, durante la quale raccontai tutto quello che abbiamo sentito del suo passato, degli inizi da paracadutista, dal susseguirsi con gli aerei. Poi diventò il mare il suo terreno di gioco preferito. E queste sfide di cui abbiamo parlato fino adesso, che era questo quello da capire, cioè narcisismo, egocentrismo, desiderio,
secondo me, conclusi dicendo che era la prova perché lui voleva misurare se stesso fino a che punto potesse arrivare. E effettivamente era questa ricerca del suo limite che l'ha spinto, secondo me, non so, secondo queste care ragazze se la pensano anche con me allo stesso modo. Sì, ha detto una roba, sì, cerchi la morte per trovare la vita. Sì. E lui poi di base era un uomo di un coraggio da leone, un coraggio da leone. Pensate che quando doveva preparare il viaggio al polo si fece calare in un ghiacciaio dove stette per non so quanto tempo per abituarsi alle temperature. Insomma, era un uomo particolare, unico. E poi era di una simpatia. So, io ne parlo perché è stato il mio migliore amico, quindi e questo è quanto. Grazie. Ci sono domande? Non so se la sorella di Ambrogio vuol dire qualcosa, nel caso siamo pronti. Ma ci sono delle domande alle... Prego. Cosa? Volevo un po' avvicinarmi di là perché devo consegnare. Mi volevo avvicinare di là perché volevo consegnarvi qualcosa. Ah, ecco, no, perché non riuscivo. Prego, prego. Abbiate pazienza, eh. Prego. Temevamo avesse la domanda scritta nella cartelletta lunghissima. Infatti, dicevo. State a sentire che questa è bella. Allora, chiedo scusa a proposito. Volevo mettere a conoscenza delle figlie di Ambrogio. Questa conoscenza che ho fatto con il vostro papà, giusto? Ecco. E allora, ieri ho letto l'articolo sul giornale che io prendo tutti i giorni, dove oggi appunto c'era questo incontro, spiego? A seguito di questo incontro ho telefonato, diciamo, subito a Gabriele Bagaredda, con la quale vi mando anche i suoi saluti. Li ho invitati a venire, lui e anche sua moglie. Spinga il microfono Fabrizia, sulla bocca. Gabriele e la signora Fabrizia, ma non sono potuti venire perché oggi avevano un impegno. E Andrea, ci siamo visti poco tempo fa, si trova sempre in Madagascar. Ora, l'incontro con Ambrogio. Ho conosciuto Ambrogio Fogar negli anni '80 in casa del professor Aldo Baccaredda Boi di via Montalegro 2B interno 1 al Baro Genova. Sono poi menzionato. In quel periodo io lavoravo già per l'Ansaldo e ogni tanto il professore mi chiamava quando a casa sua riceveva degli ospiti. Quel giorno a pranzo invitò Ambrogio Fogar con la sua compagna Caterina. Terminato il servizio ebbi modo di scambiare qualche parola con lui perché mi venne a trovare in cucina, che con molta cordialità e simpatia mi scrisse una piccola dedica, che ora vi faccio vedere. Al caro Augusto, con molta simpatia, ciao Ambrogio Fogar. Questa dedica che lui mi fece l'apprezzai moltissimo e la tengo ancora oggi come un caro ricordo. Le figlie di Fogar lo ricordano al Galata Museo del Mare di Genova il 10 giugno 2023. Mano? No. Allora, ecco la dedica. Dovete anche sapere che io sono un scrittore, un poeta e cavaliere al merito della Repubblica. Vabbè. Nominato dal Presidente della Repubblica il 2 giugno del 2014. In più faccio del volontariato agli anziani, essendo pensionato dall'Ansaldo dove ho lavorato. Bravo. Per tanti anni. Bravo. Oh. Questo è il bigliettino che Ambrogio mi scrisse, lo faccio un po' vedere, diciamo. Va bene. Al caro Augusto, con molta simpatia. Ciao, Ambrogio Fogar. E io ci ho fatto il quadretto e ce l'ho appeso in casa. Grazie, Augusto. Grazie. Oh. Credo che dobbiamo ridare. Papà ne sarebbe molto felice, grazie. Poi,
Io ho detto che sono uno scrittore poeta, ho scritto parecchi libri. Però dobbiamo... Sì, ho finito. Perché chiude il museo, non per altro. Ho scritto parecchi libri, ho vinto un sacco di premi in tutta Italia, anche all'estero e via di seguito e via discorrendo. Vabbè, comunque qua all'interno della busta c'è il mio libro con tanto di dedica a Francesca e Rachele Fogar. Grazie Augusto. Il quadretto, la dedica però gliela dobbiamo ridare. Ecco. E questo poi glielo facciamo firmare da Rachele e Francesca. Adesso facciamo l'ultima domanda che è lì e poi grazie intanto. Questo per voi, il libro lo tenga che appena finito l'incontro glielo autograferanno. Eccolo. Grazie dell'intervento. La domanda? Grazie Augusto. Grazie. Grazie a te. A lei. Cerco di essere il più sintetico possibile. Sono il delegato regionale del Nord-Ovest della Lega Navale Italiana. Ambrogio era molto legato alle leghe navali di varie sezioni. Negli anni 90, tramite Giuseppe Notarbartolo di Sciara, se mi ricordo 30 anni fa, ho preso come aggancio la zia, venni a Milano vicino, se non ero l'ufficio di allora era vicino alla stazione di sì. Milano Centrale, e lo invitai alla Lega Navale di Sestri e venne. La sala era stracolma. Credo che fosse l'unica conferenza che Ambrogio fece qui a Genova. Fu bellissima, ci fece anche delle, diciamo così, ci disse delle cose un po' personali, tra cui che la figlia doveva fare poco dopo un lancio con il paracadute e lui si fidava ciecamente dell'istruttore, certo, che era un suo amico, e quindi la bimba poteva tranquillamente far quello. Ci aveva già trasmesso molto, ci disse tante cose, non posso ridere adesso perché è veramente tardi. Vi ricordo solo che come Lega Navale di Sestri Ponente collaboriamo molto dopo quello che maledettamente è successo con i disabili. Qui abbiamo Stefano, che viene, con cui aiuto spesso andare in barca a vela, e che tra l'altro è un campione italiano di ANSA, almeno è arrivato nei primi 5, se non erro, l'anno scorso, a Palermo. E allora, altre cose che vi volevo dire, ci raccontò che l'anno a seguire, non mi ricordo la data in cui venne, forse la zia, ma io non so, aveva conosciuto un pilota che aveva fatto tante volte la Parigi-Dakar e non aveva mai vinto, però era una cosa importante per lui andare con chi aveva più esperienza, ed era Wismara, e ci ha raccontato che a seguire avrebbe fatto quello che poi è successo in Turkmenistan. Ci sono altre cose, ma adesso non... grazie. Bene, a questo punto siamo andati anche oltre l'orario prestabilito, ma insomma meritava parlare di Ambrogio e parlare con voi. Grazie di essere venuti. Grazie a te Fabio, grazie a tutti voi. Piacere, grazie a tutti. E ciao Ambrogio.